No, I'm not a writer. La gente a salire. Ma che peccato, ci sono i vezzinti elettrici. Emi, vieni qui. Bisogna andare a prendere il guinzaglio, dai. Ora dove abito oggi? Buono, dove abito oggi? Qua sono tutti felici col pannino. Ciao pannino, senti. Che bello, eh? Wow, guarda dove siamo. Buongiorno mondo. Ciao Yuri. Guarda com'è bella la vita se resti al di qua di quel burrone. Eh sì, effettivamente non è male, eh? Sì, la vita intendo. Io direi che noi adesso proviamo ad andare sopra quel sentiero lassù, anche se non vedo i cavalli, ma magari sono dall'altra parte. Proviamo. Buongiorno Italia, buongiorno da me, cane pericoloso. Guarda, quei signori sono andati, vedi, più su, è che io ho tra un po' le vertigini, perché vedi, quello del sentiero è abbastanza ripido, poi il mona di cane pericoloso che mi tira di continuo a destra e a sinistra. È vero che gli scarponi a montagna nuovi, però insomma non me la sono sentita, almeno oggi, dopo domani vediamo, no? Adesso siamo qua. Siamo nelle collinette, vero cane che siamo nelle collinette, guarda che c'è anche dei resti di una torre, di un qualcosa. Bello, 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 molto bello. È stato molto ripido arrivare, eh? Cazzo, lo cane, quasi tutta in prima, porca miseria. No, vieni dai. Mi prendono sti attacchi di vertigini, anche adesso, troppo strano. E l'unica cosa è ingannarli, non pensarci. Cioè, vedi, adesso cammino tranquillo. Perché li sto ingannando e sono in discesa abbastanza ripida. Guarda che canemona. Guarda. Emi, vieni qui, qui, macchine, guarda che cane stupido, vieni qua. Guarda, 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 aiuto, aiuto. Guarda. Cazzo di droga che ci prende quel cane. Dove vai, dove vai? Dai. Niente, io ho il cane tossico. Frena qui. Brava. Molto bravo. Qua vedi, pieno di steccati anche sotto. In teoria dovevano esserci cavalli, mussi, però non ho visto niente. Emi, vieni qua che c'è la macchina, c'è il panda, vieni, vieni qui. Ah, un'ora e mezza. Facciamo domani. O in bici, quasi quasi in bici, dai. Sì, ora che c'è gente che la fa in bici. Cane, bici domani. E la Wacky vuole venire a conoscerti. Guarda che carina. Ciao amore. Ciao. Ciao bellezza. Vuoi venire a vedere la Emi? Guarda tata. Ti porto io la Emi. Guarda. Vieni a vedere la Emi. Vieni. Che bella. Vieni. Vieni a vedere la Emi. Caro. Ciao Suzy, quella è mio amore, te la tengo io, vai tranquilla. Caro, guarda che bello, ciao amore, più bello.
mangiamo l'erbita. Che antipatica che sei! Porto anche lei al pascolo! Che bello! Che bello! Ciao! Mi stai qui! Guarda che bello! Ciao! Ehi! No! No! Stai qui! No! Nessuno di due? Vieni qua! Emi! Spero si sia vista la ripresa, che erano lì che si leccavano. Guarda che ti ho portato la tua amica, la tua amica. E che come facciamo? C'è la sbarra, se te venivi di là, hai capito? Hai capito? No, non ti vuole più Emi, perché prima gli hai mostrato i denti e lui ti ha tirato una testata e è finita là, adesso non siete più amici. E lei dice bruco anch'io come fa lui. Senti un po' il sound of silence, il sound of osei, sono gli uccellini. Il nostro amico Muco ha detto io con voi non gioco più, siete due tamaroni, due truzzi, non vieni più? Guarda che lei mi vuole, non vieni più, ti sei arrabbiato, hai anche le tue ragioni per carità, però insomma capisci, non è che dobbiamo chiudere un rapporto così solo perché c'è stato un piccolo litigio all'inizio, no? Cosa dici? No, proprio essere femmina, guarda dietro, sì, femmina. Ciao mucchino bello, ci ha già ripensato cane. Vieni qua che rifacciamo amicizia come prima. Vieni tu, facciamo come prima che vieni tu. Vieni tu col mio cane pericoloso. Ma che tira un po' le orecchie, vedi? Un po' sull'allerta, anche tu, tutti e due, cosa avete visto? Avete visto le cose? No, va via, che peccato. Forse Mucchino vuole la mela. No, Emi, non è una pallina, è una mela. No, non è una pallina, è una mela. Guarda, guarda che si mangia, guarda. Buona, ti mangio la pallina. Mucchino, mangi il cucchiaio. Mucchino, anche tu vuoi la mela? La diamo a Mucchino adesso che arriva. Povero Mucchino. Tenga. Mucchino, guarda il melino. È offeso, fa finta di niente, vedi? In realtà so che l'ha vista. Se avanti di sto passo me lo mangio io. Che cazzo. Mucchino susteghino. Susteghino vuol dire che fa tipo il sostenuto, no? Fa il prezioso. Sì. Niente, si è proprio offeso. Prima era venuto subito, ha detto voi mi state sulle balle. Capito Emi? Devi fargli vedere che mangi anche tu. Ma mangia l'erba giusta, se no tutti che bruchiamo. No, io mi mangio la mela. Voi brucate, vero? Sì. Guarda il melino Mucchino. Dagli una nusata al mio melino almeno. Così mi dici se è buono. Guarda che mi offendo. Hai poco da far tu l'offeso, mi offendo io. Emi? Io sono offeso, sono molto offeso da questo comportamento, da questo atteggiamento che Mucchino tiene nei miei confronti. Ho sempre voluto un Mucchino, però grande e nero, un super toro di quelli là spagnoli. E poi va in giro col toro, no? Al posto del cavallo. Oh, la vuoi la mela pallina? Mela pallina! Ah! Questa mela pallina, che cane mona. Com'è la mela pallina? È un po' aspra perché è quella verde. A me piacciono quelle verdi, ma questa è un po' così. Che è qua? Adriana, ti amo Mirko. Ma tanto poi vi lasciate, dai, tranquilli. Andate a farvi un giro piuttosto. Guarda che bei posti qua.
Che cielo, che robe, wow, che panoramation che c'è stasera, bello, stupendo, veramente stupendo, wow, ah, che bella finestra, e di qua cosa abbiamo? Wow, un po' la strada, vabbè, ma c'è comunque del verde, no? Vedi, però e quando ci risveglieremo domani? Eh? Beh, la montagna con gli alberi, dai, va bene, va bene, va bene. Buono. Ane, è che quando mangiamo abbiamo fatto la cazzata, guarda che merda, cioè ci abbiamo buttato verso il bar praticamente, là c'è l'agriturismo. Non so se andare a mangiare fuori o mangiare, cioè, fuori. Non so se andare a mangiare all'agriturismo, oppure qua in montagna fanno solo animali, cazzo. E noi come facciamo, Emi? Hai capito? Mangiamo i sassi, eh?